Siamo alle battute finali di Sale Scalde e intervistiamo il dottor Andrea Faresin. Che cosa si portano a casa i partecipanti di questa decima edizione di Sale Scalde? Sicuramente con la giornata di oggi si portano a casa anche qualche elemento in più sulle materie economico-finanziarie, sulla simulazione e la gestione di attività d'impresa, che saranno sicuramente utili e fondamentali per la loro crescita professionale e culturale all'interno dell'ambito delle vendite. Quest'ultimo giorno che cosa avete affrontato? Quest'ultimo giorno abbiamo affrontato attraverso una dinamica ludica, quindi attraverso un business game, le dinamiche di funzionamento dell'attività d'impresa, quindi aspetti di natura economico, patrimoniale e finanziaria, visti con una chiave un po' diversa dal solito, attraverso appunto l'impegno diretto dei partecipanti che sono stati suddivisi in quattro squadre, hanno gestito una loro attività d'impresa e hanno potuto così confrontarsi direttamente con le dinamiche imprenditoriali. Alessandro Bailetti, un partecipante di questa decima edizione di Sale Scalde, che cosa ti riporti in azienda da questa esperienza? Allora, l'esperienza innanzitutto è stata assolutamente positiva e molto costruttiva. Quello che mi porto, insomma, tutte le simulazioni, insomma, l'attività che abbiamo potuto svolgere durante questi moduli, insomma, mi sono stati molto utili per affinare alcune tecniche di vendita che io, per quello che è il mio background di studi, non possedevo. Ed è stato utile avere una visione più completa su quella che è la professione del commerciale, ecco. Il business game riesce a dare degli strumenti a simulare e a, come dire, a fornirti una chiave di lettura per la vendita? Assolutamente sì, il fatto di vedere proprio in pratica, proprio con una simulazione, con il gioco, insomma, con un tabellone, eccetera, quelle che sono le risorse finanziarie, insomma, con gli investimenti, insomma, vedere di fatto come è organizzata un'azienda è assolutamente un metodo per me efficace. L'aspetto principale di Sale Scalde è che tutti gli spunti che vengono forniti e vengono sviluppati insieme sono idee che possono essere applicate in vari campi, non solo l'ambito aziendale, ma si spera anche l'ambito relazionale ad ampio spettro. Quest'anno abbiamo avuto anche i Focus che hanno avuto un buon successo perché circa 300 persone hanno partecipato ai tre Focus, quello con Marco Berri, quello con Emilio Paolucci e quello con Pietro Trabucchi. La community di Sale Scalde cresce di anno in anno. Oggi, considerando tutti quanti i partecipanti delle edizioni precedenti, siamo quasi a 200 persone che hanno partecipato al percorso Sale Scalde sulla nuova cultura della vendita.